Buona Pasqua a tutti! Ciao! Hola a todos, pepeños, che tal? Ieri è iniziata finalmente la Semana Santa e siccome il 90% quasi degli spagnoli è cattolico e questo è uno dei periodi in cui milioni e milioni di turisti vanno in particolare in Andalusia, beh, non potevo non fare un video. Andiamo a Siviglia, nella mia amata città. Vi descriverò in breve cosa accade in questo periodo e cosa rende importante l'Andalusia in questo periodo. La Semana Santa inizia dal Domingo de Ramos, che era ieri, ovvero dalla Domenica delle Palme, fino a Domingo de Pasqua. Anche loro, ovviamente, hanno il Jueves e il Viernes Santo, il giovedì e il venerdì santo. Cosa rende davvero particolare e importante questa festività? Trasferendoci direttamente in Andalusia, vedremo delle cofradias, ovvero delle confraternite, che partono da varie chiese, per esempio, non so, di Siviglia, di Malaga, di Cadiz, di Huelva, che con delle processiones, con delle processioni, vanno verso la cattedrale, portando con sé il paso, che in sostanza è la statua dei santi. In particolare però questa volta utilizzano statue, non so, di Gesù magari che trascina la croce, piuttosto che la Madonna. E quindi trascinano queste statue e il paso e il poverino portano sulle spalle i costaleros, che però con grandissima forza e coordinazione e piano piano portano lungo tutto il tragitto questa statua. Una procession che è accompagnata dai nazarenos. Nazarenos, nazareni, che sono quei tizi strani che fanno tanta paura con il capo coperto. Beh, state tranquilli ragazzi, se vi trovate non fuggite piangendo. Sono soltanto degli uomini che si coprono il volto in segno di penitenza. Magari hanno fatto, non so, un qualcosa di cui si vogliono da cui si vogliono purificare e quindi fanno questo percorso con il viso coperto. Quindi, las cofradías en procesión con los nazarenos e i costaleros che portano il paso, quante belle parole in Spanish, arrivano fino alla cattedrale. Durante il tragitto la cosa che secondo me è più bella e più ci fa entrare in pieno nella cultura e nelle tradizioni di un posto è la musica. Perché mentre, diciamo, cammina la processione verso la cattedrale, tutte le persone che incontrano la processione o magari che si affacciano dai balconi per vederla passare cantano las saetas. Se riesco ve la metto qui a fianco a me, altrimenti vi basterà cliccare comunque su questa immagine che vedete per essere reindirizzati direttamente al video in cui cantano questa saeta. Sono molto... Siete fortunati che non ve la canto, perché altrimenti dovrei chiudere il canale e scappare in Uruguay. Ora capite perché la Spagna durante la Semana Santa attira così tanti turisti? Ah, e poi un'altra cosa inquietante ma molto caratteristica sono queste. Le signore con questo velo nero in segno di lutto, che si chiama mantiglia. E voi ragazzi, come passate la Pasqua? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, magari scrivendo in spagnolo, così possiamo esercitarci. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, che sono sempre graditi. Iscriviti al canale e magari se ti è piaciuto così tanto questo video potresti anche condividerlo, ne sarei felicissimo. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chila, mochila. Ho inserito quelli che sono, diciamo, gli strumenti più comuni di tutti gli studenti del mondo. E la mochila. Encontraremos una regla. Una regla.